che abbiamo tutti quanti i potenziamenti, possiamo finalmente andare nelle aree vecchie e prendere tutto quello che è rimasto. Ora, iniziamo da quella del deserto e usiamo ancora Sally. Io sono il mostro! Già, usiamo Sally per il semplice fatto che con la schiacciata dall'alto certi nemici li facciamo fuori istantanei. Allora, la Sfinge. Della Sfinge che cosa c'era rimasto? Da trovare 3 monete, 3 bambini e questo livello l'abbiamo completato. Lì c'è la rampa, lì c'è il nascondiglio con lo scarabeo che dobbiamo attivare. Non mi sembra di vedere degli atomi da utilizzare, questo vuol dire che possiamo proseguire. Ecco qua, no, Sally però anche tu Ecco, troppo! Allora, forse devo saltare a una giusta distanza. Tipo questa. Ok. E questo l'abbiamo fatto. Ora possiamo entrare dentro la piramide. Anzi, dentro la Sfinge per essere più corretti. Allora, di qua. Perfetto. E via. Ecco qua. Ma che bella luce. Mi ricorda molto un livello... Oh, cavolo. C'ho in mente un po' il livello, ma non mi viene adesso il gioco. Ecco qua, bambino di merda. Tanto adesso, appena ti prendo... Vai tranquillo che il culo te lo faccio. Bastardi. Allora, prendiamo intanto la moneta. Dove vai? Cos'è stato sto lancio? Allora, calmi un attimo. C'è mica... La lava qui, no, non era quello che volevo dire. Mi sembrava di aver visto un'altra pedana o sbaglio? Allora, sì, c'è un'altra pedana, ma non c'è nulla. Bimbo di merda. Allora, aspetta. Vieni qua, cretino del cazzo. E niente. Qualcosa non va. Sì. Eravamo in una zona totalmente sbagliata per fare quell'azione. E questa, ragazzi miei, è stata la prima morte di questo gioco. In modo davvero stupido. No. Qua non la si fa, A meno che non ci mettiamo in questa angolazione. Bambino del cacchio. Con tutte le fiamme io ti brucio all'inferno. Maledetto pezzo di merda. Ecco qua. E con questo il primo bambino rosso è andato. Allora, ahia, vabbè. Allora, quello che colore è? Un altro bimbo, bimba rossa questo giro. Mi sa tanto di sassi che cadono qui, Esatto. Allora, questo ponte di sicuro cade. Ecco. Calmo, vai. Perfetto. Ce n'è ancora uno, vai, perfetto. Vieni qui. Però mi manca una moneta o sbaglio? Mi sembra che ci manca una moneta. Blalla. Cerchio. Ecco qua. Ah no, non è vero, perché l'abbiamo già presa una fuori, mi sa. Mi sa che è giusto. Io sono il mostro. Già. L'ultimo bambino riappare fuori. Beh, dai. Niente di complesso. Tanto è sempre più facile ritornare che arrivare. Ecco, fatto. Molto facile. Posso uscire? Certo. Perfetto. E ora, stupido bambino rosso. Ho sempre pensato che questa zona qui col trampolino fosse un po' vuota, effettivamente. E infatti serviva con l'ultimo bambino. Ecco qua. Triangolo. Esatto. Di nuovo quadrato. Cerchio. Niente. Ci ho sperato di azzeccarli tutti. E il nostro primo oro. Sto arrivando. Ecco qua, a posto. E ora possiamo uscire. Torniamo dentro e andiamo all'oasi. Qui sappiamo per certo che c'è uno, un bambino che abbiamo lasciato indietro, se non ricordo male, e due che ci sono gli atomi da saltarci dentro e volare. Questa immagine tra l'altro me la ricordo per bene, perché era sulla copertina del gioco della PS1. C'era lui e Mike tutto così. Tutto contento. Bella, fratello, ho dimenticato a casa il portafoglio, c'è mica due spiccioli, devo tornare a Milano Centrale.
Allora, iniziamo a prendere la moneta. Addio lo scorpione. Allora, moneta presa, quindi fammi vedere una cosina. Lì c'è un atomo, però se non ricordo male quello si arriva da qua sopra. E tu? Ti avevo lasciato così incustodito? Vabbè, vabbè, sì, effettivamente mi ricorda di averne lasciato uno facile. L'avevo fatto apposta. C'era tra l'altro tra i livelli che abbiamo fatto, se non ricordo male, alcuni che non abbiamo completato a rosso completo. Sono abbastanza sicuro. E qui, se avete visto i miei short, avrete visto che cadendo all'interno di quella cascata siamo finiti, diciamo, in una zona non molto simpatica, tra l'altro. Ecco qua. Addio al serpente. Dunque. Andiamo sul nostro primo atomo. Sì. Ok, mi ricordassi come si faceva. Basta solo... Ui. Basta solo saltarci dentro. Ah, ecco. Una moneta era proprio qui all'entrata. Perfetto. Ce ne manca comunque ancora una. E altri tre bambini. Però ti giuro non riesco a capire dove. Ah, eccola qui. Nascosta proprio in bella vista. Però comunque tre bambini ci mancano. Uno è qua adesso, dovunque esso sia. Ne mancano altri due. Erano 10 le monete, non 10 bambini. Ma porca miseria. Un cretino proprio. Sono sicuro già della risposta, perché dai, alla fine è ovvio che sia così. Ma mi chiedo, e appunto so già la risposta, se ci siano delle speedrun complete di questo gioco. E chissà che tempo hanno fatto, tra l'altro. Perché vabbè, completarlo tutti i bronzi ci vuole poco tempo. Completare comunque tutto il resto, devi farti tutti gli altri livelli prima. Ecco qua. Ti immagini se adesso cadeva di sotto? Bene, sì. Cavolo, le monete proprio messe in punti così stupidi da non pensarci mai. Torniamo un'altra volta dentro e andiamo alla tomba. Io sono il mostro. Eccoci alla tomba. Allora, la tomba. L'altra volta, appunto, avevamo visto che c'era questo bambino messo qua. E credo che l'unico modo per arrivarci sia appunto fare il giro e usare dall'altro lato e usare il quello lì, insomma. Oh, aspetta, tu a cosa servi? A questo, perfetto. Ti prego, dimmi che mi fa rimanere là sopra, ti prego. Ti prego, dimmi che abbiamo già accorciato il tempo. Ah, proprio lì davanti all'entrata. No, che fregatura. Dicevo, vediamo se salendo da questa parte, esatto, ma pezzo di merda. Ecco qua. Dicevo, ci fa arrivare lì. No, dobbiamo prendere l'altra rampa, che non vedo. Troppo. Quanti bambini ci mancano? 3. Ok. Quindi iniziamo da questo. Preso. Eccoci arrivati. Bello col cielo stellato, dai. Ecco qua. Bella l'illuminazione, lo fa molto più spaventoso del dovuto. Ok, prendiamo anche la vita e la telecamera. Non so come mai in sto livello, anzi in questi due livelli, la telecamera si è sminchiata totalmente. Andiamo di sotto nella speranza che si aggiusti. Sì, perfetto, ok. Ci mancano due bambini. Uno è questo. L'altro... Blalla. Non mi sembra di averne lasciato uno fuori questa volta. Forse in uno dei due percorsi a destra o sinistra ne avevamo lasciato uno rosso? Scopriamolo subito. Guardalo lì! Ma cosa mi ha colpito? Pezzo di merda. Come hai fatto a essere... Dove eri l'altra volta? Facciamo attenzione più che altro allo scorpione che non si avvicini. Come ha fatto?
fatto a non vederlo? Sto arrivando! Ma perché sono insabbiato? Eccoci fuori un'ultima volta. E a questo giro possiamo andare nell'ultimo livello del deserto, ovvero la piramide. Eccoci alla piramide. In questo livello abbiamo già questo nucleo da prendere, che ci fa prendere un bel po' di vite. Ah, tutto qui? Ah, però aspetta. Ecco fatto. Ce ne manca nessuno. Io sono il mostro. Eh già. Ok. Tu sei sull'albero. Gli altri due invece saranno in questi livelli. Da qui, perfetto. Sai che neanche l'avevo visto il trampolino io. Vieni qua. Che così ce lo leviamo subito dalle scatole. Blalla. Ecco qua. È già il rosso. Andato via. A posto. Entriamo dentro la piramide e vediamo quale livello nascondeva ancora. Eccolo qua, già uno rosso. Perfetto. Dai che ci siamo. E il deserto l'abbiamo completato. Piu piu piu. Ne manca solo uno. Dove sarà nascosto? Altra zona. Vediamo se qui c'è qualcosa. Eccoti. Proprio lì che ci aspetta proprio. Madonna cara, lui ci stava proprio aspettando sulla cima. Lala. Ecco fatto. Sto arrivando. Che bello. Completati tutti gli ori e tutti gli argenti del deserto. Usciamo e andiamo nell'area gelida.